Per tutte le fotografie extraorali che dovremo compiere, quindi fondamentalmente quelle dei nostri manufatti protesici, quindi o noi o in laboratorio, potremo avere due chance. Innanzitutto avremo, un po' come nel ritratto del viso, la possibilità di scegliere se uno sfondo bianco o uno sfondo nero, e poi la possibilità di scegliere se scattare sfruttando le luci del nostro flash oppure se scattare sfruttando delle luci continue di uno stativo riproduttore e fare degli scatti sempre nella medesima posizione. Qualora decidiamo di sfruttare le luci del nostro flash, le impostazioni che scegliamo anche in laboratorio e quindi negli scatti extraorali sono le medesime che abbiamo scelto per gli scatti intraorali, quindi profondità di campo importante che possiamo ottenere con un diaframma molto elevato tra i 22 e i 29 se utilizziamo una Canon. Possiamo sfruttare un cartoncino nero magari ben uniforme senza trama o un pezzo di stoffa vellutata nera che assorbe molto di più. Se sfruttiamo il supporto di uno stativo riproduttore possiamo immobilizzare il nostro scatto, scegliere il punto in cui la macchina possa compiere la lettura esposimetrica e la lettura della messa a fuoco e andare a semplicemente scattare la nostra composizione nella stessa identica maniera in cui scattiamo quando facciamo le foto nel cavo orale. Quindi accenderemo il nostro flash, aspettiamo che le batterie ricarichino a pieno il nostro lampo, facciamo fare la lettura esposimetrica alla macchina, completiamo lo scatto e questo sarà il fotogramma da eseguire anche per le foto extraorali se vogliamo utilizzare il flash senza luci continue. Se decidiamo di non utilizzare il flash per scattare il nostro fotogramma extraorale, ma di sfruttare una sorgente di luce continua di cui conosciamo la temperatura di colore e quindi possiamo bilanciare il bianco su quella temperatura di colore oppure col cartoncino del bianco personalizzato che vi ho insegnato a utilizzare, sceglieremo e spegneremo il nostro lampo. Andremo su una funzione che si definisce a priorità di diaframmi, vale a dire noi decidiamo qual è il diaframma a cui vogliamo chiudere la nostra profondità di campo, quindi tra gli 11, 15, 19, non di più, avremo bisogno magari di una profondità di campo minore rispetto a quella di cui abbiamo bisogno nel cavo orale. E la macchina, in base alla quantità di luce che andrà a rilevare nella zona in cui decideremo di mettere a fuoco, sceglierà lei il tempo di esposizione adeguato per quel determinato diaframma. Quindi a questo punto lei farà la lettura esposimetrica e ci dice che vorrà fare uno scatto di circa un trentesimo di secondo. Questi scatti sono un po' a rischio per quanto riguarda l'effetto mosso, quindi vi consiglio di impostare il comando non sul pulsante di scatto ma su un telecomando che potete avere a filo o a infrarossi come in questo caso, di non toccare la macchina col pulsante di scatto ma di azionare col telecomando a infrarossi la lettura esposimetrica per poi completare lo scatto. Qualora con questa stessa modalità di esposizione, quindi a luce continua, priva di flash, decidessimo di cambiare lo sfondo, di non avere uno sfondo nero ma bensì uno sfondo bianco per la nostra ripresa, potremmo effettuare poi altre combinazioni di luci, vale a dire magari cambiando anche il livello di ingrandimento e stringendo poi il campo da canino, da premolare a premolare. Potremmo dire alla macchina, ok, uno sfondo bianco passivo, come potrebbe essere lo sfondo bianco del ritratto del viso dei nostri pazienti, fargli fare la lettura esposimetrica, completare lo scatto in base alla quantità di luce presente, oppure retroilluminare, quindi la combinazione tra luce diretta e luce trasmessa, quindi nel manufatto sarà colpito da una luce frontale e sarà attraversato da una luce trasmessa, e ricomporre sempre a priorità di diaframmi lo stesso scatto, oppure eliminare completamente la luce diretta e sfruttare per il fotogramma soltanto la luce trasmessa. A questo punto la macchina farà sempre la lettura esposimetrica e completerà lo scatto soltanto transilluminando il nostro restauro. Un altro scatto che consigliamo sempre di fare ai nostri manufatti protesici a livello extraorale, oltre alla visione vestibolare, è quella perfettamente occlusale dei nostri modelli. E se decidessimo di togliere, anche in questo caso, lo sfondo nero, potremmo ricomporre lo stesso tipo di scatto su uno sfondo bianco per valutare la possibilità di transilluminare sia il modello che i manufatti.
e quindi rifare tre scatti in sequenza, uno con la luce diretta, uno con la luce diretta e trasmessa e uno soltanto con la luce trasmessa. Ovviamente con dei cavalletti o con diverse possibilità di inclinare il nostro manufatto sono diverse le combinazioni di personalizzazione dei nostri scatti. Qualsiasi manufatto protesico potremo poi decidere di immortalarlo nelle sue proiezioni con diverse condizioni di luce, perché potremmo in questo modo banale scegliere di sovrapporre i soliti tre scatti continui, diretti e trasmessi, e soltanto trasmessi, per evidenziare la luce che passa attraverso i manufatti. Ancora più evidente naturalmente nelle zone frontali, nelle zone occlusali, quindi soltanto luce trasmessa, trasmessa e diretta, e soltanto luce diretta. Queste combinazioni dei tre scatti possono essere poi sovrapposte in dissolvenza nelle nostre presentazioni. Alcuni scatti potremmo deciderli di eseguirli del manufatto su una superficie riflettente come uno specchio, quindi magari posizioniamo il nostro specchio sopra uno sfondo, un cartoncino nero banale, posizioniamo il nostro manufatto sullo specchio, stiamo attenti a valutare che ci sia del nero nella superficie riflessa dello specchio nella zona della nostra inquadratura, inquadriamo e scattiamo. Shake it.